Ho tentato in tutti questi anni di liberarmi di persone come voi, putridi figli di puttana. Abbiamo bisogno di aiuto. Per quale motivo? Siamo ebrei. Ma non ci penso nemmeno. Ma lo sai cosa gli stanno facendo? Io sono il duca Pierdonato Enzo Martellini. Siamo duchi fin dal tempo di re Salomone e non mi abbasserò. Possiamo pagare. A cedere, ma prego, ma prego, sì, sì. Siete i nostri ospiti, graditissimi, prego, accomodatevi. E Giovanna, prepara le stanze per i signori. La guerra è finita. Ripeto. Avete sentito? La guerra è finita! Niente più lingotti! La guerra è finita e loro se ne andranno. Dovrebbe essere così. Fermi. Mi è venuta un'idea. Cazzo. Dobbiamo dire agli ebrei che la guerra continua. Signor sì, signora! Sono molti tedeschi qua sotto. Altri sono in giardino. Comunque complimenti, Il fucile è bellissimo. Ci riprenderemo tutto, tutto. Mi avevi detto che non mi sarei dovuta preparare al peggio. Voi nascondete qualcosa qui. Io mi sento di nuovo vivo. Sta diventando il loro oro. Mi fate schifo. Gli smeraldi, i diamanti, le perle piccole. E poi guardate dove siamo! Ciao. Quella gente che non scherza, per carità, è pericolosissima. L'ha finto di mandare a me. Ragazzi, restate ancora con me per qualche curiosità. Pare che Courtney Love abbia sempre sostenuto che la parte di Lance, lo spacciatore in Pulp Fiction, ve lo ricordate, no? Fu offerta al compianto Kurt Cobain, ma Tarantino ha sempre smentito dicendo che non ha mai conosciuto e nemmeno incontrato il leader dei Nirvana. Lo sapevate? Invece tutti di certo sanno che Aragorn del Signore degli Anelli fu interpretato da Viggo Mortensen, ma forse non tutti sanno che non doveva farlo lui all'inizio, bensì l'attore irlandese Stuart Townsend, che all'ultimo minuto, dopo allenamenti e preparazioni varie, fu sostituito perché secondo Peter Jackson era troppo giovane per il ruolo. Ma, voglio dire, ma non poteva accorgersene prima? E gli è successo ancora. All'ultimo è stato sostituito da Josh Dallas nel ruolo di Fandral in Thor. Ma poraccio. Vabbè, vi lascio con una citazione che non potete non sapere. Quando la sorte ti è contraria e mancato ti è il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul... Da che film è tratta? Ciao da Valeria.